Ciò che sta emergendo dalla letteratura internazionale è la storia, ancora una volta, di uno scandalo. Uno scandalo portato avanti dall'industria alimentare per ingannare la popolazione e fargli credere che una cosa che fa molto, molto male, invece faccia bene. Sto parlando dell'alcol, di tutti i tipi di alcol. Oggi gli studi dimostrano come non ci sia una quantità di alcol sicura per la tua salute. Se fino a qualche anno fa, infatti, magari ancora oggi tu sei convinto che un bicchiere o due, il bere moderatamente, possa essere una cosa salutare, che anzi possa aiutarti a ridurre il rischio di malattie, quello che sappiamo invece è che questa storia è completamente falsa. È falsa fin da quando anch'io ero ragazzo e vendevano la possibilità di bere una birra con gli amici proprio come il momento per stare in compagnia. Le campagne pubblicitarie hanno legato in maniera così indissolubile il fatto di stare in compagnia, il fatto di divertirsi, il fatto di svagarsi con il bere alcolici, che ormai nella nostra cultura è una cosa assodata e penso che non esista persona in Italia che non si sia fatto, almeno una volta nella vita, una sbronza. Forse è arrivato il momento di cambiare questa cultura. È arrivato il momento di essere coscienti che l'alcol fa male in qualsiasi quantità e in qualsiasi bevanda. In questo video andiamo a vedere insieme come cambia il tuo organismo quando smetti di bere alcol. Alma Fisio, curare, non trattare. Fin da quando ero ragazzo ho sempre collegato l'alcol e il bere alcolici con lo stare insieme, con lo stare con gli amici e divertirsi. Uno dei primi effetti dell'alcol è infatti quello di disinibirti e quindi essere più socievole, più estroverso e magari avere anche la forza, la capacità di fare amicizia con quella ragazza, con quel ragazzo che tanto ti piace. Si parte con una birra o un bicchiere di vino per poi passare a un cocktail e magari a un super alcolico. Il risultato è la classica sbornia che porta nausea, mal di testa, vomito, tutte delle conseguenze che abbiamo sempre creduto siano innocue fino a quando sono ristrette nel tempo, fino a quando ti capita di farlo nel fine settimana, una volta alla settimana o magari massimo una volta al mese. Da anni le associazioni dei consumatori si battono per fare consapevolezza e informazione riguardo all'alcol, specialmente tra i giovani. Alla fine però è sempre il mercato a averla meglio. Infatti anche negli scaffali dei supermercati il passaggio tra una lattina di bevanda gasata o un energy drink per poi passare alla birra o alla bevanda superalcolica è veramente un continuum, una cosa che succede all'altra col passare dell'età. Purtroppo però il bere, anche moderatamente, anche quell'uno o due bicchieri al giorno, può avere un impatto tremendo sulla tua salute, può alterare il funzionamento del tuo fegato, può mettere in difficoltà il tuo pancreas, può creare dei veri cambiamenti nelle tue emozioni, aumentando il rischio di ansia e di depressione, può abbassare il tuo desiderio sessuale e il tuo sistema immunitario e può anche farti soffrire di insonnia. Vediamo insieme quali sono gli 11 effetti positivi sul tuo organismo quando deciderai di smettere di bere alcol. Il primo dei benefici che avrai smettendo di bere alcolici è sulla salute del tuo pancreas e sulla salute del tuo sistema endocrino. Una delle problematiche più comuni nel bere alcol è proprio la pancreatite, un'infiammazione di questa ghiandola così importante. In Italia ogni anno si registrano circa 200.000 casi di pancreatite acuta e 15.000 casi di pancreatite cronica. Quando il pancreas smette di funzionare correttamente, finisce per non produrre più quelle molecole e quegli ormoni necessari per la digestione, per il corretto funzionamento del tuo organismo. La causa numero uno di pancreatite è proprio l'abuso di alcol. E questo porta a una conseguenza anche sulla tua capacità di digestione. Il pancreas infatti produce degli enzimi inattivi che vengono attivati solo all'interno del duodeno, una volta che sono immessi proprio all'interno del tratto digerente. Quando invece c'è un'infiammazione del pancreas, proprio come conseguenza di un eccesso di alcol o di anche una quantità di alcol moderato, questi enzimi vengono attivati ancor prima di essere rilasciati all'interno del tratto digestivo e quindi infiammano l'organo stesso, infiammano il pancreas stesso, che finisce poi per non funzionare bene e a portarti a difficoltà nella digestione
e quindi facilmente anche a carenze nutrizionali. Il secondo beneficio di smettere di bere alcolici o anche la birretta o il vino a tavola è per la salute del tuo fegato. Il tuo fegato, che ogni volta che bevi alcol va sotto pressione, deve elaborare questa sostanza per poi eliminarla e trasformarla in energia o in grasso, può avere un enorme sollievo quando appunto smetti di bere. Il fegato ha una funzione essenziale per il corretto funzionamento del tuo organismo, proprio perché elimina e processa sia le sostanze tossiche che l'alcol. Quando però impegni tutti i giorni costantemente, anche con un solo bicchiere, il tuo fegato a processare l'alcol proprio per eliminarlo, finirai per impegnarlo in questa cosa, togliendogli la capacità e la forza lavoro per processare altre sostanze. Il risultato è che potrai soffrire molto più facilmente di infiammazione sistemica di tutto il tuo organismo e in particolar modo di infiammazione del fegato, che se protratta nel tempo può portare a cirrosi epatica, ovvero una vera e propria lacerazione e cicatrizzazione del tessuto epatico che non riesce più a rigenerarti e non riesce poi più a funzionare come dovrebbe. Il terzo beneficio di smettere di bere alcolici è sulla tua glicemia. Se infatti non bere alcolici è un consiglio che danno a tutti i diabetici, anche nella persona relativamente sana, smettere di bere alcol potrebbe abbassare enormemente quei picchi di glicemia che poi portano a sonnolenza, a stanchezza e a irritabilità. L'infiammazione del fegato e la pancreatite sono direttamente collegati con i livelli di zucchero nel sangue. Tant'è vero che un pancreas che funziona male avrà molta più difficoltà di mettere nel circolo sanguigno l'insulina e quindi potresti soffrire molto facilmente di picchi di glicemia, di livelli di glicemia molto alta. Come ben sai, la glicemia alta è un problema molto serio che non coinvolge solamente le persone con un problema conclamato di diabete, ma anche noi tutti i giorni, ogni volta che facciamo un pranzo troppo abbondante, ogni volta che beviamo alcol. Infatti, se ti senti stanco, se hai sonnolenza, se hai pesantezza, anche se metti su un po' di peso, molto probabilmente la causa è proprio il picco di glicemia, che poi, se protratto nel tempo, porterà anche a complicanze molto più serie. Tutti questi sintomi, come tanti altri che ho descritto in un altro video e ti consiglio di approfondire se hai il sospetto di avere della glicemia alta, cliccando qui in alto vai a vederti il video, possono essere ridotti, possono essere controllati quando smetti di bere alcolici. Il quarto beneficio di smettere di bere alcolici è sul sistema nervoso centrale. Gli effetti dell'alcol sul sistema nervoso immagino che anche tu avrai avuto la possibilità di sperimentarli. In una di quelle serate in cui bevi qualche bicchierino di troppo avrai potuto percepire come manca la coordinazione, manca l'equilibrio, manca perfino la lucidità per fare delle scelte. Questi effetti però, quando si protrae per un tempo indefinito l'utilizzo di alcolici quotidianamente, possono diventare sempre più seri e coinvolgere sempre più aspetti della tua personalità. Potresti soffrire di vere e proprie alterazioni fisiche in cui senti formicolio e intorpidimento alle mani e ai piedi. Ma gli effetti principali ci sono proprio sulla memoria e sulla tua capacità di prendere delle scelte consapevoli. Il bere alcol è direttamente collegato con una difficoltà a concentrarsi e una perdita della memoria a breve termine. E questo è particolarmente vero nella giovane popolazione tra i 16 e i 23 anni, in cui il cervello è ancora in fase di sviluppo, in cui basta solo un bicchiere di alcol prima di andare a dormire per disturbare completamente il sonno più profondo, REM, e quindi la capacità di memorizzare le cose. In uno studio fatto su giovani studenti universitari si è visto che bastava bere un bicchiere di vino alla sera prima di andare a dormire per ridurre del 50% la capacità di memorizzazione di una lezione imparata il giorno stesso. Se prendiamo questa informazione che riguarda i giovani ragazzi e la proiettiamo su una persona di 60-70 anni che è andata avanti a bere alcolici quotidianamente per il resto della sua vita, capiamo come questa abitudine possa essere alla base delle patologie degenerative del sistema nervoso, come per esempio il Parkinson, l'Alzheimer o la demenza senile. Demenza senile che oggi è uno dei problemi principali nelle persone della terza età,
ma può essere prevenuta con un corretto stile di vita e con una corretta alimentazione, ma specialmente anche conoscendone fin da subito i segni precoci. Vuoi sapere quali sono? Clicca qui in alto, ho già fatto un video in cui ti spiego quali sono i 10 segni precoci di demenza e quindi come poter intervenire proprio per revertire o rallentare questo evolversi negativo della degenerazione del tuo cervello. Il quinto beneficio del togliere l'alcol dalla tua dieta è sul tuo apparato digerente. Se magari soffri di diarrea, di gonfiori, di ulcere allo stomaco, quando toglierai l'alcol avrai dei benefici enormi su tutti questi aspetti. Il motivo è che l'alcol ha un'influenza diretta sulle tue pareti intestinali e quando bevi alcolici quello che succede è che aumenta la permeabilità intestinale. Perché? Perché c'è una barriera tra ciò che è esterno, ovvero che viene da fuori, da quello che mangi e dal tuo intestino e passa per il tuo intestino, che quindi rimane esterno al tuo corpo, e ciò che è interno. Questa barriera è proprio a protezione del tuo organismo, del tuo sistema immunitario e deve essere sempre intatta per permettere a tossine e batteri di entrare nel tuo organismo o semplicemente a delle sostanze che sono magari non digerite di entrare nel torrente sanguigno e creare infiammazione, come per esempio il glutine per chi è intollerante o è celiaco. Quando bevi alcol crei una situazione in cui ammazzi tantissimi batteri positivi e sani del tuo organismo e ne moltiplichi in aumenti di quelli invece che sono meno sani. Il risultato è un aumento della permeabilità intestinale e quindi una facilità molto maggiore delle sostanze che tu ingerisci di passare direttamente nel tuo torrente sanguigno senza essere digerite, creando quindi disturbi come diarrea, flatulenza, gonfiore o cose molto più serie come appunto le varie intolleranze. Il sesto beneficio è sul tuo sistema circolatorio e sul tuo cuore. Quando smetti di bere alcol, vedrai che la tua pressione sanguigna tornerà a livelli normali, che anche il tuo battito cardiaco tornerà a livelli regolari e si abbasserà anche enormemente il tuo rischio di problematiche come ictus o infarto del miocardio. In aggiunta, le persone che bevono alcol quotidianamente hanno un'aumentata difficoltà nell'assimilare vitamine e minerali e vanno incontro molto facilmente ad anemia proprio per mancanza di globuli rossi. Se magari ti vedi sempre pallido, se hai sempre le dita delle mani fredde o dei piedi che tremolano, potresti avere come causa proprio l'anemia come conseguenza di un eccesso di alcolici. Ma rimanendo sui benefici del sistema circolatorio, è importante sottolineare come non ci sia quella garanzia, quella certezza che il vino rosso faccia il bene al tuo sistema circolatorio e riduca il rischio di problematiche cardiovascolari. Quello che sappiamo è che all'interno della buccia dell'uva ci sono delle sostanze speciali che appunto agiscono come potenti antinfiammatori neutralizzando i radicali liberi. Per questo motivo il vino rosso è una bevanda neutra che grazie agli effetti positivi di questi antinfiammatori come il resveratrolo bilancia gli effetti negativi dell'alcol. Ma questo non vuol dire che il vino rosso e l'alcol facciano bene. Significa semplicemente che grazie al cielo, grazie all'uva e alla buccia rossa, c'è una fase di tamponamento, c'è una funzione di tamponamento degli effetti negativi dell'alcol. Puoi avere gli stessi benefici eccezionali dell'uva rossa mangiandola direttamente o bevendone una spremuta senza alcol. Il settimo beneficio del togliere l'alcol sarà sulla tua funzione sessuale. Se soffri di disfunzione erettile, se hai una secchezza vaginale, probabilmente l'alcol è meglio toglierlo. Infatti l'alcol non solo ha un effetto negativo sulla tua libido, sulla tua voglia di fare sesso, ma anche un effetto chiaro e specifico sulla produzione di alcuni ormoni, in particolar modo del testosterone, inibendone appunto la produzione. Tra le altre cose può anche alterare la funzione dei capillari più periferici, portandoti poi a delle problematiche di disfunzione erettile proprio perché non arriva più abbastanza sangue alle tue parti intime. Se vuoi capire quali sono le altre cause di disfunzione erettile, ne ho già fatto un video che puoi trovare cliccando qui in alto. Se in aggiunta hai anche bassi livelli di testosterone e vuoi aumentare in modo naturale, c'è sempre un altro video cliccando qui in alto in cui ti faccio vedere dei modi molto semplici per aumentare il testosterone e aumentare quindi la tua aspettativa di vita. L'ottavo beneficio di cui potrai godere è nella salute del tuo sistema muscolo-scheletrico.
Da una parte saranno le tue ossa a goderne, proprio perché il consumo di alcol è direttamente collegato a un aumento dell'osteoporosi e a un aumento delle fratture. Se quindi sei una persona con già una certa età, oltre i 70 anni, che magari prende poca vitamina D, poco sole e mangia poco calcio e quindi ha un rischio molto alto di osteoporosi, togli completamente l'alcol e almeno da quel punto di vista potrai tamponare questo rischio tanto comune. Anche nei muscoli l'alcol non ha tanti effetti positivi. Se hai una debolezza muscolare, se hai un'atrofia dei muscoli, se hai dei crampi ripetuti, probabilmente smettere di bere alcol potrebbe aiutarti a risolvere questi problemi. Decimo beneficio di smettere di bere alcolici è che si abbasserà il tuo rischio di poter sviluppare del cancro. Cancro alla gola, alla lingua, all'esofago, allo stomaco, al seno e anche ai polmoni sono direttamente collegati con il consumo di alcolici. Questo perché l'alcol è un vero e proprio stress, è un vero e proprio trauma nella sintesi e nella produzione del DNA all'interno della cellula. E un'alterazione del DNA è proprio la causa primaria di un malfunzionamento cellulare e di una alterazione della cellula che poi può diventare cancerogena e quindi comportarsi in maniera anormale. Per finire, l'undicesimo beneficio dello smettere di usare alcol sarà sulla tua salute psicologica. Se soffri di ansia, di stress, di attacchi di panico, togli l'alcol e vedrai che ne avrai enormi benefici. L'alcol infatti è direttamente collegato a questi cambi di umore così repentini. Da una parte l'abbiamo visto tutti, quando bevi in eccesso, è il primo a risentirne proprio il tuo sistema nervoso. Puoi sentirti più disinibito, e questo è un aspetto che potrebbe tornarti utile, ma che significa che stai perdendo il controllo delle tue emozioni. E quindi finirai in balia delle tue emozioni, sentendoti triste o felice, con cambi così repentini che poi porteranno all'ansia. Ansia che per tante persone è proprio legata al non sapere come reagirà il proprio corpo, a non conoscere come sarà l'ambiente circostante e quindi a vivere la situazione sempre come uno stato di emergenza a cui reagire invece di agire. Il collegamento tra ansia e stati psicologici alterati è così grave che anche il manuale dei disturbi psicologici indica che ci sono problemi bipolari legati all'alcol, problemi depressivi legati all'alcol, problemi di insonnia e di ansia legati all'utilizzo di questa sostanza. Dopo che ti ho esposto tutti i benefici dello smettere di bere alcolici, immagino che anche tu ci possa fare un pensierino, abbia deciso di iniziare questo percorso di disintossicazione. Tieni presente che se sei abituato a bere solo uno o due bicchieri non dovresti avere problemi. Se invece la tua abitudine nel bere ha già superato questa soglia considerata di moderazione, allora probabilmente sei già entrato nella fase di dipendenza. Ciò significa che il tuo corpo ormai è assuefatto all'alcol e se da un giorno all'altro smetti di bere potresti avere delle conseguenze molto gravi perché non lascia al tuo corpo il tempo di reagire. I sintomi da astinenza sono ansia, tremolio, battito cardiaco irregolare, tremore, anche convulsioni o allucinazioni. Per questo, se credi di avere una dipendenza e vuoi smettere, è proprio necessario che tu ti faccia seguire da un medico o dal personale qualificato. Come fai a capire se hai una dipendenza? Perché potresti avere una dipendenza anche se bevi una volta alla settimana, ma ci sono queste caratteristiche, ovvero che non riesci più a fermarti, che quando inizi ne vuoi sempre di più, ma soprattutto la caratteristica principale è che se ti dovessi dire perché non smetti definitivamente di bere, la tua risposta è no, non posso smettere di bere alcol, la mia vita non avrebbe più senso. Quello è una classica caratteristica che hai una dipendenza, che ormai l'alcol è preso possesso di te e non sei più tu a decidere se lo vuoi bere oppure no. Io ti invito a contattare un medico o un'associazione dedicata se pensi di avere dei problemi di abuso d'alcol, se invece lo bevi saltuariamente e vuoi fare una scelta importante per la tua salute, smetti fin da subito di berlo perché questa sarà la scelta giusta. Metti un pollice in su prima di andare via, clicca qui sotto per iscriverti al canale, noi ci vediamo domani con un altro video, ciao e grazie!